Howard Phillips Lovecraft, scrittore e poeta maledetto. La sua letteratura è contaminata dal tetro, dall'ignoto, padre di Cthulhu, di Yog-Sothoth e molte altre strane figure. Principe dei racconti horror, insieme ad Allan Poe. A lui dobbiamo la creazione e descrizione dei dei antichi, presenti nel videogioco World of Warcraft. World of Warcraft è un universo estremamente grande. Stai giocando, stai combattendo contro i capi del male. Sai come, ma... sai il perché? Ritengo che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente umana a mettere in correlazione tutti i suoi contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza nel bel mezzo del mare nero dell'infinito e non era destino che navigassimo così lontano. Le scienze, ciascuna attesa nella propria direzione, ci hanno finora nuociuto ben poco, ma un giorno la connessione di conoscenze disgiunte aprirà visioni talmente terrificanti della realtà e della nostra spaventosa posizione in essa che o diventeremo pazzi per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un nuovo medioevo. Queste che vi andrò a dire sono speculazioni basate su teorie e non dovrebbero essere considerate fatti o loro ufficiali. H.P. Lovecraft era l'autore responsabile del ciclo narrativo di Cthulhu e del Necronomicon, un grimorio immaginario di riti magici. Le sue opere coinvolgono quello che lui chiama l'orrore cosmico, spesso esplorando temi di conoscenza proibita, storie di dei malevoli, del caos, della distruzione, cose che l'uomo non era tenuto a conoscere. Il lavoro di Lovecraft è qualcosa di strano. Strano sì, ma vale la pena leggerlo. Inoltre è la mia lettura preferita. Ma ancora più importante, l'influenza di Lovecraft si è trasformata in Warcraft cominciando con Vanilla e continuando fino ad oggi. Mi contraddico in quello che ho detto prima, queste speculazioni sono fondate. Le storie degli antichi dei hanno sicuramente le loro radici nel lavoro di Lovecraft. Una cosa di cui noi non siamo mai stati certi è quanti sono gli dei antichi. Facciamo riferimento a questa mappa, dove sopra vi è costruito un pentagono. C'è un motivo perché tutto si concentra e secondo me non sono solo supposizioni buttate in aria. Le risposte si possono trovare in una curiosa scatola, un item in World of Warcraft. Il Puzzle Box di Yog-Saron. Il puzzle fa riferimento al numero 7. Hai fatto di nuovo quel sogno, una capra con 7 occhi che guarda dall'esterno. Ci sono diversi modi per interpretare questa frase. Il più plausibile è che i 7 occhi rappresentino 7 entità malvagie, non 5 come si pensava in precedenza, ma iniziamo a comprendere gli dei antichi. Cthulhu, ovvero Cthulhu, nel mito di Lovecraft. Cthulhu è un essere devotamente adorato dai cultisti ed è presumibilmente la fonte dell'ansia costante dell'umanità a livello subconscio. Cthulhu è un ovvio riferimento a Cthulhu basato solo sul nome, ma se date uno sguardo più da vicino al modo in cui Cthulhu opera, vi accorgerete di un'ancora più profonda somiglianza. Cthulhu era responsabile dell'ansia umana. E infatti il tempio di Cthulhu è pieno di citazioni non molto allegre come «morirai», «i tuoi amici ti abbandoneranno», «sei già morto» e altre citazioni. Ciascuna frase si rivolge specificatamente all'ascoltatore. Ciascuna pianta un piccolo seme di dubbio, di ansia, nella nostra mente. Yog-Saron. Yog-Saron fa riferimento ovviamente a Yog-Sothoth. Yog-Sothoth, di nuovo, porta lo stesso nome di somiglianza a Yog-Saron come Cthulhu e Cthulhu. E ancora questa somiglianza corre su un livello molto più profondo. Questo Dio esteriore esiste simultaneamente in tutto il tempo, in tutto lo spazio, è collegato al tutto, vede tutto e conosce tutto. Chiunque abbia mai combattuto Yog-Saron a Ulduar ricorderà senza dubbio la stanza del cervello della bestia, la stanza in cui sono state mostrate visioni del passato e del futuro, visioni che ancora non sono completamente spiegate, ma le visioni stesse sono un indicatore che Yog-Saron vede molto più di quanto facciano i comuni mortali, il che dimostra che Yog-Saron è sicuramente la controparte di Yog-Sothoth. Nzoth. Nzoth si riferisce a Zoth-Omog. Ci sono state molte teorie che suggeriscono che la correlazione più vicina a Nzoth sia Nyarlathotep, ma non penso che la teoria sia giusta. E c'è una buona ragione per questo.
Penso che per pura assonanza di nome, Zoth sia probabilmente correlato a Zoth-Ommog, il terzo figlio di Cthulhu nel mito di Lovecraft. Purtroppo non ci sono molte informazioni su di lui. A volte si presume che Zoth sia responsabile della corruzione di Deathwing, ma a parer mio sono speculazioni errate, in quanto tutto ciò che sappiamo è che è responsabile dell'incubo di Smeraldo. Quella era l'unica connessione discussa in vari pannelli di sapere. Questo avrebbe logicamente fissato Zoth a Kalimdor, vicino a Teldrassil, l'albero del mondo che ha corrotto. Restano quindi due domande. Chi ha fatto veramente impazzire Deathwing? E cosa si cela negli ultimi due vertici del Pentagono? Quali orribili creature, o dei? Speculazioni su Pandaria mi portano a pensare che un altro dio antico sia rappresentato da Ishari, il quale maledisse Pandaria infestandola di ombre di se stesso, e i sette Sha sono le manifestazioni fisiche di queste ombre, ma non ne sono convinto al 100%. C'è un sesto punto, ancora più misterioso e pieno zeppo di speculazioni, però qui sono abbastanza sicuro: la terra di Nyarlotha. In questa terra maledetta c'è solo il sonno, si chiama infatti anche la città addormentata. Nyarlotha è un evidente riferimento a un dio antico lovecraftiano, Nyarlathotep. Nyarlathotep ha uno scopo ben preciso, non è uno degli dei esteriori nel senso comune, lui è il loro araldo, il loro messaggero. E dove gli dei e i grandi esseri sono creature di distruzione insensata e irrazionale, Nyarlathotep è intelligente, ingannevole e manipolativo. Esalta la volontà degli dei esteriori e si diletta nel provocare la follia. Questa sembra una fonte piuttosto probabile per la corruzione di Deathwing, molto più probabile di Zoth. Inoltre, cosa più importante, è probabile che la regina Ajara, mentre stava sprofondando inesorabilmente nell'oceano, sentì proprio la voce della controparte warcraftiana di Nyarlathotep, che la costrinse ad un patto maledetto, trasformando gli elfi caduti in naga, permettendo così di sopravvivere all'oceano. Queste sono solo supposizioni, basate su teorie e congetture, ma posso dirvi per certo che il misterioso puzzle di Yogg-Saron è la chiave per comprendere chi siano questi dei antichi e quanti ne sono rimasti. Se Yogg-Saron ha visioni del passato, del presente e del futuro, una volta risolto il suo enigma potremo perfino capire quali saranno i prossimi dei maledetti che occuperanno le terre di Azeroth. Hai fatto di nuovo quel sogno, una capra nera. Con sette occhi che guarda dall'esterno.